avete combinato, ma è un bel casino, Mi siete rovinati la vita. Sì, dovete rinunciare a tutto. Ma quale barocco? Cioè, ci stanno tutti che ci stanno dicendo state a fa' una cazzata. Ma che cosa? È incinta. Ferro e Kate sono due ragazzi della piccola borghesia della periferia romana. Alla vigilia della maturità, pronti per un viaggio in Marocco con gli amici di sempre, scoprono di aspettare un figlio. I più stupiti sono i genitori, per i quali una gravidanza da appena 18 anni rischia davvero di rovinare la vita dei due giovani. Un pochino ci dovremmo agitare. Ma loro il bambino lo vogliono, rinunciando al viaggio, al lavoro di lei in un centro scommesse, andando a vivere in casa del nonno, passando l'estate in una piscina gonfiabile. Ma chi gliel'ha fatto fare questa ragazza a mettersi con lui? Ma che hai fatto? Messa la piscinetta. Non bisogna tenercelo per forza. Ma lei ne poteva trovare uno meglio. E anche se tutto rema contro, le famiglie esplodono, Ferro e Kate scoprono di essere ancora fragili e bambini, la vita, il figlio che sta per arrivare, è più forte di tutto. Liberi come una piuma, scelgono quello che vogliono davvero. Io vo sotto una macchina, sotto un camion, sotto un treno. L'arrivo in famiglia di un figlio è un tema che fa discutere da sempre, e non solo al cinema, dati alla mano. Una recente indagine del Corriere della Sera rivela che il 48,5% delle donne italiane oggi partorisce tra i 35 e i 44 anni, mentre il 44,7% lo fa tra i 25 e i 35. Insomma, i padri e le madri giovani sotto i 25 sono davvero pochi, poco più del 10%. Di sicuro in passato le cose non stavano così. A lungo si è sostenuto che concepire un figlio da giovani fosse la scelta più sensata e naturale, più energia, più vicini come pensiero e mentalità ai figli. Per anni poi l'ansia delle donne di essere definite da ginecologi ed ostetriche primipari attempate coincideva con il timore, anzi il terrore, di rimanere single, anzi zitelle. Negli ultimi anni però i nuovi ritmi della società, ma anche e soprattutto la crisi economica, hanno provocato una brusca inversione di tendenza, facendo slittare l'età della maternità quasi ai limiti dell'orologio biologico. E allora ecco che il Ministero della Salute corre ai ripari e, tra polemiche e dibattiti, promuove un piano nazionale per la fertilità, con tanto di manifesti e giornata dedicata. Sta di fatto però che la maternità over 35 è una realtà, almeno in Italia, e secondo psicologi, sociologi e pedagoghi, questi genitori, anche se un po' attempati, non sono poi da buttar via. I primi capelli bianchi portano pazienza e consapevolezza. Ma in fondo, esiste davvero un'età ideale per mettere al mondo una creatura? Lo sa perché siamo in questa condizione? Perché siamo in questa condizione? Perché ti a questo figliolo ogni razzata faceva? E parliamo, le sediamoci intorno al tavolino. Tanto solo tu non sbagli mai, eh? Magari. Non la storia raccontata da Rohan Johnson con piuma ci mostra che quello che conta davvero è il cuore. A volte i figli possono essere persino più saggi dei genitori. O magari, chissà, anche solo sanamente incoscienti. Insomma, chi la dura la vince. O come si dice nel film, quando l'acqua sale, la barca fa altrettanto. Se rimani leggero come una piuma, con il cuore dalla parte giusta, allora ce la puoi fare davvero. Fluttua, deve essere tipo una piuma. Ecco, piuma si dovrebbe chiamare. E allora lo ricordo alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo, è veramente un argomento che ci riguarda tutti. Qual è l'età giusta per fare un figlio e soprattutto cosa succede quando si è molto giovani? Come i protagonisti del film, a cui do il benvenuto a Effetto Notte, Blue Yoshimi e Luigi Fedele, giovanissimi e già lanciatissimi con questo film che è andato al Festival di Venezia. Allora, mentre vedevamo la scheda, voi vi siete fatti pazze risate, lo dico a chi ci sta seguendo in questo momento, perché spiegatemelo e poi entriamo un po' sull'argomento, un po' emozionante. O cosa? In parte sì, anche perché comunque sono tanti ricordi anche rispetto alle settimane in cui abbiamo girato, e quindi ci sono anche spesso dietro ogni scena qualche aneddoto che ci piace sì. Ricordare. Allora oggi ce li raccontate un po', perché sicuramente incuriosiscono molto anche chi ci sta seguendo in questo momento. Blu? Sì, vabbè, intanto è stata un'esperienza veramente
penso è importante per entrambi, e ci siamo ritrovati in questa cosa e non lo so, per me è sempre un'emozione. Ora starò la sesta volta che vedo il film, ma ci sta una scena in cui inizio a piangere proprio di fisso, inizio ogni volta. Eh sì, perché ne succedono veramente di tutti i colori, perché appunto loro questo figlio lo vogliono. Senti, ora cominciamo con le domande difficili, lo dico anche a chi ci sta seguendo in questo momento, adesso devono essere bravissimi perché andiamo con le domande difficili per la giovane età, ma sono certa. Allora, sono domande che però chi ci sta seguendo probabilmente si sta facendo. Sono coraggiosi o incoscienti? Cioè, a 18 anni, oggi, lo sentivamo anche nella scheda, certo, praticamente se guardiamo i numeri che abbiamo appena visto, sì e no, un 5-6% fa un figlio prima dei 25 anni, loro ne hanno 18. A 18 anni sono coraggiosi o incoscienti? Come la vedete voi? E secondo me sono comunque due personaggi coraggiosi nella scelta, e credo che poi il fatto di voler tenere questo bambino sia anche una metafora, no? Del fatto anche che appunto un personaggio incosciente come può essere quello di Ferro decide in realtà di cominciare ad assumersi delle responsabilità, sì. Ed è importante per un ragazzo di 18 anni spesso dover fare delle scelte anche comunque appunto coraggiose, anche abbastanza è così, perché anche con qualche scivolone, perché poi lui a un certo momento si prende qualche distrazione perché è piccolo, quindi è normale, certo, che ci sia, però lui questa cosa la vuole. Sì. Blu, che ne pensi? Sì, no, io penso sia veramente una scelta fatta con il cuore, in fondo non penso che sappiano veramente a che cosa si va incontro, ed è per questo un po' il viaggio di questi 9 mesi. Però appunto, anche come ha detto Luigi, la gravidanza è un problema come potrebbe essere un'altra cosa nella nostra età, nel senso, a questi due personaggi capita questo, però quante volte ci ritroviamo davanti a delle situazioni in cui non sappiamo cosa fare. Ma poi hai usato una parola, anche su questo mi sembra interessante riflettere, è un problema, però può essere anche un'opportunità, esatto, no? Che poi è quello che il film ci fa vedere, no? Sì, nel senso, il film io penso che dia proprio questo tipo di messaggio, che è una gravidanza, è ok, però di fronte a qualcosa che sembra più grande di noi, ci troviamo sempre a dover fare delle scelte o come affrontare qualcosa, e secondo me Piuma dà una bella chiave. Sì, perché è una chiave, diciamo, di leggerezza ma non di superficialità, esatto. L'abbiamo visto in queste clip, lo vedremo tra poco anche in altre, e continuiamo con le domande difficili, oggi sono okay, proprio cattivissimo, ma c'è un'età giusta secondo voi? Ve lo chiedo da ragazzi, da giovani attori, ma ve lo chiedo anche pensando magari ai vostri genitori, alle famiglie di provenienza. C'è un'età giusta per fare un figlio, che sia 18, che sia, come sentivamo nella scheda, 35-40, addirittura si va quasi sulle mamme, insomma, certo, quasi mamme e nonne in alcuni casi. C'è un momento che secondo voi è migliore? Parlo anche psicologicamente, sì, no? Pensando anche all'interesse del bambino. Beh, per esperienza, nel senso, mia madre era piuttosto giovane quando io sono nata e secondo me ha fatto un buon lavoro. Quindi poi, dici, meglio giovani, tu no, dici. No, però allo stesso tempo non penso che potrei mai dire cosa è giusto o sbagliato. Anche in questo caso, no, Ferro e Kate che ne sanno se è giusto o no, però ci sta sicuramente forse una sesta coscienza, non lo so, una consapevolezza un po' più profonda di cui neanche ti rendi conto, che ti fa capire che è giusto. Io penso comunque che sia una scelta molto personale, nel senso, sì, spesso poi una decisione così importante nasce anche da diverse condizioni in cui si trova una coppia, che può appunto diventare una famiglia, condizioni economiche, esatto, condizioni sociali. Ma quanto sono bravi questi ragazzi, cioè veramente sorprendenti. Allora, andiamo avanti, conosciamo di più e meglio Piuma, perché appunto quando c'è una novità in casa, in famiglia, quando arriva un figlio, ne capita veramente di ogni. Allora, da doverlo dire ai genitori con tutto quello che succede, perché come accade in questo film sono i genitori a dire lasciate stare, siete troppo piccoli, alla scelta del nome, ci sono casi in cui addirittura si litiga su come si deve chiamare un bambino, poi ci spieghi anche il tuo nome Blu, perché non capita proprio tutti i giorni, e poi insomma, però forse come dicevamo la leggerezza, no? E anche l'intelligenza aiuta ad affrontare le cose. Allora vediamo alcuni momenti ancora di Piuma. Ma sei sicura di questa cosa? No, perché adesso ci sono un sacco di tecnologie nuove, possiamo chiedere a tanti medici. Ma te prego, basta, pietà,
Che poi a me mi avete sempre sottovalutato. Ma chi va mai cercata? Voi che me la cavo benissimo pure con figlio. Ah, attaccami da solo. E certo che me la cavo da solo. Hai preso un criceto, l'ha fatto morire dopo due settimane. Ma senti questo col criceto? Ma voi mette il figlio con criceto? Appunto. Ma tutto che non lascia bella di te. Incendio. Incendio. Ah nonno, ma che stai a dire? Non mi fa parlare. Basta, guarda, papà. Perché a te Maria? Maria, dai, ma Maria da vecchia ce l'hanno tutte le nonne, mo. Nonna Maria, eh? A meno che tu per Maria non intenda marijuana. Ah certo, perché io chiamo mia figlia marijuana. Oh, vedi però come sei. Guarda che io sono aperta a tutto, eh. Mi sono fatto pure ricerche nei miei su nomi un po' più sofisticati. Ah, sì? Tipo? Tiffany? Lourdes? Oh, no, no, mamma mia, no, ti prego, cioè, se non mi lascia entrare, ne voglio neanche sentire. Piuttosto la chiamo merda. No, mo, dai, ti prego, nonna. Merda. No, mi, amo, merda, dai, no. Non lo posso neanche sentire. Mi guarda, ho fatto l'associazione. Dai, oh, basta. Dai, certe cose su mia figlia non le posso sentire, amo. Vabbè, dai, allora evitate di ste cazzate. Ma stavo a scherzare prima. Però comunque, nostra figlia, ci deve avere un nome che è tipo una parola magica. La parola che nei momenti brutti la fa volare su sto casino che è il mondo. Deve essere leggera, deve fluttuare, deve essere tipo una piuma. Ce la puoi fare, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Ma ti frega o no qualcosa di questa ragazza? No, ma stai scherzando? Ma certo che mi frega, io tutto questo lo sto a fare per lei e per te. Adesso vi faccio vedere il cuore. Senti. Oh, santo Dio, ma che sta a fare là dentro? Ma sta a correre? Va bello! Sempre a far cazzone, dalla mattina alla sera. Poi ti succede una cosa che non ti aspetti. E ciò. Hai capito che la vita è breve? Ma che cazzo stai dicendo? Che cazzo sto? Mentre brilla la città. E insomma, questo era un assaggio di quello che succede. Devo dire anche qui, da casa, chiaramente questo non l'hanno potuto vedere, però avete avuto reazioni diversissime. Tu proprio entusiasta, addirittura canti la colonna sonora mentre abbiamo visto. Sì, sì. E tu più composto, cioè molto diverso dal personaggio del film, no? E beh, è una bella emozione, no? Sì. Anche rivedersi. Allora, ci ha raggiunto, se, ecco, la possiamo far vedere anche attraverso la regia, ci ha raggiunto la paperella di piuma, che però non è soltanto un oggettino così che ci fa compagnia, ma ci fa capire che forse la chiave che ci suggerisce questo film è una chiave, credo che anche chi ci ascolta condividerà, cioè leggerezza, no? Perché la piuma, questa paperella che naviga, no? È leggerezza, ma anche non superficialità, no? No. Forse è un po' questo che ci racconta questa storia, Blu, che credo. Sì, certo, cioè secondo me già se uno pensa a una piuma e si immagina questa piumetta che vola in alto, non è un fatto di superficialità, il fatto è che dall'alto puoi avere proprio una visione molto più ampia. Allora proviamo a fare un gioco, perché il cinema ci ha raccontato tante volte situazioni, diciamo, in cui, diciamo così, la famiglia entra un po' in crisi, nel senso che quando c'è una novità in famiglia, poi nascono anche dei problemi, però in qualche modo poi le cose si riequilibrano, si riescono anche a rimettere a posto. Allora vi faccio vedere qualche titolo e vediamo un po', metto alla prova anche la vostra conoscenza cinematografica, vediamo un po'. Allora, siamo partiti proprio dai classici, perché Il padre della sposa, no? Qui abbiamo Spencer Tracy, Elizabeth Taylor, ecco, stiamo vedendo una foto, quando insomma Elizabeth Taylor dice al papà che si deve sposare, succede praticamente il finimondo. Poi Indovina chi viene a cena, qui ci abbiamo un altro grande classico, che cosa succede quando il marito, no? Lo sposo che si presenta a casa non è quello che ci si attende. E poi in questo viaggio ideale nel tempo che abbiamo voluto costruire, abbiamo voluto inserire anche Ti presento i miei, che è un altro film con Ben Stiller, qui se la deve vedere con un suocero praticamente che è un po' psicopatico, sì. E ecco, vedo che qui annuite, qui ci avviciniamo a cose che ricordate meglio, e Il mio grosso grasso matrimonio greco, qui c'è proprio lo shock culturale, no? Cioè quando si entra dentro una famiglia appunto che ha una cultura dei riferimenti diversi. Allora, che ne pensate, insomma, no? Cioè, abbiamo scelto bene, abbiamo scelto male, sono film che vi evocano qualche cosa oppure no? Vedendo insomma i titoli che hai citato, la diversità quando arriva in famiglia crea sempre un po' di scompiglio, no? Soprattutto all'inizio, poi vediamo, ci sono magari dei film in cui questa diversità, questo effetto bomba poi viene in un certo senso accettato, e altri invece in cui è accettato meno. Ad esempio a me veniva in mente anche un titolo un po' più recente, che ad esempio la famiglia Bélier. Certo, dove, bello, c'è comunque, dove c'è comunque una situazione, una famiglia di sordomuti, la ragazza che vuole cantare
E questo, essendo comunque una grossa diversità, inizialmente non viene accettato. Poi invece che al contrario, no? Cioè quando l'handicap diventa addirittura una marcia in più, vero che blu annuiva. Va bene, c'è una frase chiave nel film, e tra l'altro perché il tuo personaggio appunto ha questa filosofia un po' come la vogliamo chiamare da samurai, nel senso che comunque dispensa queste pillole di saggezza e dice quando... Ecco, la voglio anche raccontare bene a chi ci sta seguendo in questo momento perché è interessante. Quando l'acqua sale, e qui torniamo alla metafora della paperella, la barca fa altrettanto. Insomma, è un modo di dire forse che poi in famiglia quando c'è un problema, quando c'è una cosa, se la famiglia funziona in qualche modo, no, si può entrare in crisi, discutere come succede in questo film, si va persino ad abitare a casa del nonno, la qualunque, però poi le cose in qualche modo si rimettono a posto. Vi torna questo? Fa parte anche della vostra esperienza o no, insomma? Sì. Ma anche poi questa cosa della barca è come, cioè, che si poggia su quest'acqua è un po' anche un messaggio di speranza, nel senso qualunque cosa accade poi in qualche modo puoi farne parte e non deve essere per forza, appunto, come dice anche Luigi, una cosa brutta, se no avrebbe detto la barca affonda. Esatto, infatti per fortuna non affonda per niente. Allora, bravi, intelligenti, quindi a questo punto una promettente carriera d'attori che mi sembra continua, perché adesso che cosa succede, Luigi? Io adesso ho finito il liceo, quindi adesso aspetterò l'uscita del film, che ci speriamo insomma che però continui, vada al no? meglio, stai continuando il tuo percorso di attore, a migliorarmi sempre di più per intraprendere questa strada. Blu? Sì, assolutamente, sono ormai anni che studio e non penso di voler mai smettere di studiare recitazione, sinceramente. E poi va bene, nel frattempo avrei altri progetti, diciamo, di lauree, però poi vediamo un po' come va. Va bene, allora io vi faccio in bocca al lupo per tutto, vi ringrazio per aver preso parte a Bentonotte. Naturalmente in bocca al lupo a Piuma, appunto abbiamo detto una commedia, però con una marcia in più che ci fa anche riflettere. Ah, ti ho cosa? In parte sì, anche perché comunque sono tanti ricordi anche rispetto alle settimane in cui abbiamo girato, e quindi ci sono anche spesso dietro ogni scena qualche aneddoto che ci piace ricordare. Allora oggi ce li raccontate un po', perché sicuramente incuriosiscono molto anche chi ci sta seguendo in questo momento. Blu? Sì, vabbè, intanto è stata un'esperienza veramente, penso, importante per entrambi, e ci siamo ritrovati in questa cosa, e non lo so, per me è sempre un'emozione. Ora starò la sesta volta che vedo il film, ma ci sta una scena in cui inizio a piangere proprio di fisso, inizio ogni volta. Eh sì, perché ne succedono veramente di tutti i colori, perché appunto loro questo figlio lo vogliono. Senti, ora cominciamo con le domande difficili, lo dico anche a chi ci sta seguendo in questo momento, adesso devono essere bravissimi, perché andiamo con le domande difficili per la giovane età, ma sono certo. Allora, sono domande che però chi ci sta seguendo probabilmente si sta facendo. Sono coraggiosi o incoscienti? Cioè, a 18 anni, oggi, lo sentivamo anche nella scheda, certo, praticamente se guardiamo i numeri che abbiamo appena visto, sì e no, un 5-6% fa un figlio prima dei 25 anni, loro ne hanno 18. A 18 anni sono coraggiosi o incoscienti? Come la vedete voi? E secondo me sono comunque due personaggi coraggiosi nella scelta, e credo che poi il fatto di voler tenere questo bambino sia anche una metafora, no? Del fatto anche che appunto un personaggio incosciente come può essere quello di Ferro decide in realtà di cominciare ad assumersi delle responsabilità, sì. Ed è importante per un ragazzo di 18 anni spesso dover fare delle scelte anche comunque appunto coraggiose, anche abbastanza è così, perché anche con qualche scivolone, perché poi lui a un certo momento si prende qualche distrazione perché è piccolo, quindi è normale, certo, che ci sia, però lui questa cosa la vuole. Sì. Blu, che ne pensi? Sì, no, io penso sia veramente una scelta fatta con il cuore, in fondo non penso che sappiano veramente a che cosa si va incontro, ed è per questo un po' il viaggio di questi 9 mesi. Però appunto, anche come ha detto Luigi, la gravidanza è un problema come potrebbe essere un'altra cosa nella nostra età, nel senso, a questi due personaggi capita questo, però quante volte ci ritroviamo davanti a delle situazioni in cui non sappiamo cosa fare. Poi hai usato fare una parola anche su questo, mi sembra interessante riflettere, è un problema però può essere anche un'opportunità, esatto, no? Che poi è quello questo che il film ci fa vedere, no? Sì, nel senso, il film io penso che dia proprio questo tipo di messaggio, che è una gravidanza, è ok, però di fronte a qualcosa che sembra più grande di noi ci troviamo sempre a dover fare delle scelte o come affrontare qualcosa, e secondo me Piuma dà una... Che avete combinato?
rovinato, ma è un bel casino, eh. Mi siete rovinati la vita. Sì, dovete rinunciare a tutto. Ma quale barocco? Cioè, ci stanno tutti che ci stanno dicendo state a fare una cazzata. Ma che cosa? È incinta. Ferro e Kate sono due ragazzi della piccola borghesia della periferia romana. Alla vigilia della maturità, pronti per un viaggio in Marocco con gli amici di sempre, scoprono di aspettare un figlio. I più stupiti sono i genitori, per i quali una gravidanza da appena 18 anni rischia davvero di rovinare la vita dei due giovani. Un pochino ci dovremmo agitare. Ma loro il bambino lo vogliono, rinunciando al viaggio, al lavoro di lei in un centro scommesse, andando a vivere in casa del nonno, passando l'estate in una piscina gonfiabile. Ma chi gliel'ha fatto fare questa ragazza a mettersi con lui? Ma che hai fatto? Questa piscinetta. Non bisogna tenercelo per forza. Ma lei ne poteva trovare meglio. E anche se tutto rema contro, le famiglie esplodono, Ferro e Kate scoprono di essere ancora fragili e bambini, la vita, il figlio che sta per arrivare, è più forte di tutto. Liberi come una piuma, scelgono quello che vogliono davvero. Io vo sotto una macchina, sotto un camion, sotto un treno. L'arrivo in famiglia di un figlio è un tema che fa discutere da sempre, e non solo al cinema, dati alla mano, o poi da buttar via. I primi capelli bianchi portano pazienza e consapevolezza. Ma in fondo, esiste davvero un'età ideale per mettere al mondo una creatura? Lo sa perché siamo in questa condizione? Perché siamo in questa condizione? Perché ti ha questo figliolo, ogni razzata faceva. E parliamone, sediamoci intorno al tavolino. Tanto solo tu non sbagli mai, eh? Magari. La storia raccontata da Rohan Johnson con Piuma ci mostra che quello che conta davvero è il cuore. A volte i figli possono essere persino più saggi dei genitori. O magari, chissà, anche solo sanamente incoscienti. Insomma, chi la dura la vince. O come si dice nel film, quando l'acqua sale, la barca fa altrettanto. Se rimani leggero come una piuma, con il cuore dalla parte giusta, allora ce la puoi fare davvero. Fluttua, deve essere tipo una piuma. Ecco, piuma si dovrebbe chiamare. E allora lo ricordo alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo, è veramente un argomento che ci riguarda tutti. Qual è l'età giusta per fare un figlio e soprattutto cosa succede quando si è molto giovani, come i protagonisti del film, a cui do il benvenuto a Effetto Notte, Blu Yoshimi e Luigi Fedele, giovanissimi e già lanciatissimi con questo film che è andato al Festival di Venezia. Allora, mentre vedevamo la scheda, voi vi siete fatti pazze risate, lo dico a chi ci sta seguendo in questo momento, perché spiegatemelo e poi entriamo un po' sull'argomento, è un po' emozionante. Una recente indagine del Corriere della Sera rivela che il 48,5% delle donne italiane oggi partorisce tra i 35 e i 44 anni, mentre il 44,7% lo fa tra i 25 e i 35. Insomma, i padri e le madri giovani sotto i 25 sono davvero pochi, poco più del 10%. Di sicuro in passato le cose non stavano così. A lungo si è sostenuto che concepire un figlio da giovani fosse la scelta più sensata e naturale, più energia, più vicini come pensiero e mentalità ai figli. Per anni poi l'ansia delle donne di essere definite da ginecologi ed ostetriche primipari attempate coincideva con il timore, anzi il terrore, di rimanere single, anzi zitelle. Negli ultimi anni però i nuovi ritmi della società, ma anche e soprattutto la crisi economica, hanno provocato una brusca inversione di tendenza, facendo slittare l'età della maternità quasi ai limiti dell'orologio biologico. E allora ecco che il Ministero della Salute corre ai ripari e, tra polemiche e dibattiti, promuove un piano nazionale per la fertilità, con tanto di manifesti e giornata dedicata. Sta di fatto però che la maternità over 35 è una realtà, almeno in Italia, e secondo psicologi, sociologi e pedagoghi, questi genitori, anche se un po' attempati, non sono ritmi della società, ma anche e soprattutto la crisi economica, hanno provocato una brusca inversione di tendenza, facendo slittare l'età della maternità quasi ai limiti dell'orologio biologico. E allora ecco che il Ministero della Salute corre ai ripari e, tra polemiche e dibattiti, promuove un piano nazionale per la fertilità, con tanto di manifesti e giornata dedicata. Sta di fatto però che la maternità over 35 è una realtà, almeno in Italia, e secondo psicologi, sociologi e pedagoghi, questi genitori, anche se un po' attempati, non sono poi da buttar via. I primi capelli bianchi portano pazienza e consapevolezza. Ma in fondo, esiste davvero un'età ideale per mettere al mondo una creatura?
Sa perché siamo in questa condizione? Perché siamo in questa condizione? Perché ti ha questo figliolo, ogni razzata faceva. E parliamo, le sediamoci intorno al tavolino. Tanto solo tu non sbagli mai, eh? Magari non sbagli. La storia raccontata da Rohan Johnson con Piuma ci mostra che quello che conta davvero è il cuore. A volte i figli possono essere persino più saggi dei genitori. O magari, chissà, anche solo sanamente incoscienti. Insomma, chi la dura la vince. O come si dice nel film, quando l'acqua sale, la barca fa altrettanto. Se rimani leggero come una piuma, con il cuore dalla parte giusta, allora ce la puoi fare davvero. Fluttua, deve essere tipo una piuma. Ecco, piuma si dovrebbe chiamare. E allora lo ricorda alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo, è veramente un argomento che ci riguarda tutti. Qual è l'età giusta per fare un figlio e soprattutto cosa succede quando si è molto giovani, come i protagonisti del film, a cui do il benvenuto a Effetto Notte, Blu Yoshimi e Luigi Fedele, giovanissimi e già lanciatissimi con questo film che è andato al Festival di Venezia. Allora, mentre vedevamo la scheda, voi vi siete fatti pazze risate, lo dico a chi ci sta seguendo in questo momento, perché spiegatemelo e poi entriamo un po' sull'argomento, un po' emozionante. O cosa? In parte sì, anche perché comunque sono tanti ricordi anche rispetto alle settimane in cui abbiamo girato, e quindi ci sono anche spesso dietro ogni scena qualche aneddoto che ci piace sì. Ricordare. Allora oggi ce li raccontate un po', perché sicuramente incuriosiscono molto anche chi ci sta seguendo in questo momento. Blu? Sì, vabbè, intanto è stata un'esperienza veramente, penso, importante per entrambi, e ci siamo ritrovati in questa cosa, e non lo so, per me è sempre un'emozione. Ora starò la sesta volta che vedo il film, ma ci sta una scena in cui inizio a piangere proprio di fisso, inizio ogni volta. Eh sì, perché ne succedono veramente di tutti i colori, perché appunto loro questo figlio lo vogliono. Senti, ora cominciamo con le domande difficili, lo dico anche a chi ci sta seguendo in questo momento, adesso devono essere bravissimi, perché andiamo con le domande difficili per la giovane età, ma sono certo. Allora, sono domande che però chi ci sta seguendo probabilmente si sta facendo. Sono coraggiosi o incoscienti? Cioè, a 18 anni, oggi, lo sentivamo anche nella scheda, certo. Praticamente se guardiamo i numeri che abbiamo appena visto, sì e no, un 5-6% fa un figlio prima dei 25 anni, loro ne hanno 18. A 18 anni sono coraggiosi o incoscienti? Come la vedete voi? E secondo me sono comunque due personaggi coraggiosi nella scelta, e credo che poi il fatto di voler tenere questo bambino sia anche una metafora, no? Del fatto anche che appunto un personaggio incosciente come può essere quello di Ferro decide in realtà di cominciare ad assumersi delle responsabilità, sì. Ed è importante per un ragazzo di 18 anni spesso dover fare delle scelte anche comunque appunto coraggiose, anche abbastanza è così, perché anche con qualche scivolone, perché poi lui a un certo momento si prende qualche distrazione perché è piccolo, quindi è normale, certo. Che ci sia, però lui questa cosa la vuole, sì. Blu, che ne pensi? Sì, no, io penso sia veramente una scelta fatta con il cuore, in fondo non penso che sappiano veramente a che cosa si va incontro, ed è per questo un po' il viaggio di questi 9 mesi. Però appunto, anche come ha detto Luigi, la gravidanza è un problema come potrebbe essere un'altra cosa nella nostra età, nel senso, a questi due personaggi capita questo, però quante volte ci ritroviamo davanti a delle situazioni in cui non sappiamo cosa fare. Ma poi hai usato una parola, anche su questo mi sembra interessante riflettere, è un problema, però può essere anche un'opportunità, esatto, no? Che poi è quello che il film ci fa vedere, no? Sì, nel senso, il film io penso che dia proprio questo tipo di messaggio, che è una gravidanza, è ok, però di fronte a qualcosa che sembra più grande di noi, ci troviamo sempre a dover fare delle scelte o come affrontare qualcosa, e secondo me Piuma dà una bella chiave. Sì, perché è una chiave, diciamo, di leggerezza ma non di superficialità, esatto. L'abbiamo visto in queste clip, lo vedremo tra poco anche in altre, e continuiamo con le domande difficili, oggi sono okay. Proprio cattivissimo, ma c'è un'età giusta secondo voi? Ve lo chiedo da ragazzi, da giovani attori, ma ve lo chiedo anche pensando magari ai vostri genitori, alle famiglie di provenienza. C'è un'età giusta per fare un figlio, che sia 18, che sia, come sentivamo nella scheda, 35-40, addirittura si va quasi sulle mamme, insomma, certo. Quasi mamme e nonne in alcuni casi. C'è un momento che secondo voi è migliore? Parlo anche psicologicamente, sì. No? Pensando anche all'interesse del bambino. Beh, per esperienza, nel senso, mia madre era piuttosto giovane quando io sono nata e secondo me ha fatto un buon lavoro. Quindi poi, dici, meglio giovani, tu no, dici. No, però allo stesso tempo non penso che potrei mai dire cosa è giusto o sbagliato. Anche in questo caso, no, Ferro e Kate che ne sanno se è giusto o no, però ci sta sicuramente
forse una sesta coscienza, non lo so, una consapevolezza un po' più profonda di cui neanche ti rendi conto, che ti fa capire che è giusto. Io penso comunque che sia una scelta molto personale, nel senso, sì, spesso poi una decisione così importante nasce anche da diverse condizioni in cui si trova una coppia, che può appunto diventare una famiglia, condizioni economiche, esatto, condizioni sociali. Ma quanto sono bravi questi ragazzi, cioè veramente sorprendenti. Allora, andiamo avanti, conosciamo di più e meglio Piuma, perché appunto quando arriva, quando c'è una novità in casa, in famiglia, quando arriva un figlio, ne capita veramente di ogni. Allora, da doverlo dire ai genitori con tutto quello che succede, perché come accade in questo film sono i genitori a dire lasciate stare, siete troppo piccoli, alla scelta del nome, ci sono casi in cui addirittura si litiga su dove, su come si deve chiamare un bambino. Poi ci spieghi anche il tuo nome blu, perché non capita proprio tutti i giorni. E poi insomma, però, forse, come dicevamo, la leggerezza, no? E anche l'intelligenza aiuta. Che avete combinato? Ma è un bel casino, eh? Mi siete rovinati la vita. Tu dovete rinunciare a tutto. Ma quale parocco? Cioè, ci stanno tutti che ci stanno dicendo state a fare una cazzata. Ma che cosa? È incinta. Ferro e Kate sono due ragazzi della piccola borghesia della periferia romana. Alla vigilia della maturità, pronti per un viaggio in Marocco con gli amici di sempre, scoprono di aspettare un figlio. I più stupiti sono i genitori, per i quali una gravidanza da appena 18 anni rischia davvero di rovinare la vita dei due giovani. Un pochino ci dovremmo agitare. Ma loro il bambino lo vogliono, rinunciando al viaggio, al lavoro di lei in un centro scommesse, andando a vivere in casa del nonno, passando l'estate in una piscina gonfiabile. Ma chi gliel'ha fatto fare questa ragazza a mettersi con lui? Ma che hai fatto? Questa piscinetta. Non bisogna tenercelo per forza. Ma lei ne poteva trovare meglio. E anche se tutto rema contro, le famiglie esplodono, Ferro e Kate scoprono di essere ancora fragili e bambini, la vita, il figlio che sta per arrivare, è più forte di tutto. Liberi come una piuma, scelgono quello che vogliono davvero. Io vo sotto una macchina, sotto un camion, sotto un treno. L'arrivo in famiglia di un figlio è un tema che fa discutere da sempre, e non solo al cinema, dati alla mano. Una recente indagine del Corriere della Sera rivela che il 48,5% delle donne italiane oggi partorisce tra i 35 e i 44 anni, mentre il 44,7% lo fa tra i 25 e i 35. Insomma, i padri e le madri giovani sotto i 25 sono davvero pochi, poco più del 10%. Di sicuro in passato le cose non stavano così. A lungo si è sostenuto che concepire un figlio da giovani fosse la scelta più sensata e naturale, più energia, più vicini come pensiero e mentalità ai figli. Per anni poi l'ansia delle donne di essere definite da ginecologi ed ostetriche primipari attempate coincideva con il timore, anzi il terrore, di rimanere single, anzi zitelle. Negli ultimi anni però i nuovi aiutano ad affrontare le cose. Allora vediamo alcuni momenti ancora di Piuma. Ma sei sicura di questa cosa? No, perché adesso ci sono un sacco di tecnologie nuove, possiamo chiedere a tanti medici. Ma te prego, basta, pietà. Che poi a me mi avete sempre sottovalutato. Ma chi va mai cercata? Voi che me la cavo benissimo pure con figlio. Ah, attaccami da solo. E certo che me la cavo da solo. Hai preso un criceto, l'ha fatto muri dopo due settimane. Ma senti questo col criceto? Ma voi mette il figlio con criceto? Appunto. Ma tutto che non lascia adesso bella dove incendio. Incendio? Ah nonno, ma che stai a dire? Non mi fa parlare. Basta, guarda, papà. Perché a te Maria? Maria, dai, ma Maria è da vecchia, ce l'hanno tutte le nonne, mo. Nonna Maria, eh? A meno che tu per Maria non intenda marijuana. Ah certo, perché io chiamo mia figlia marijuana. Oh, vedi però come sei. Guarda che io sono aperta a tutto, eh. Mi sono fatto pure le ricerche nei miei su nomi un po' più sofisticati. Ah, sì? Tipo? Tiffany? Lourdes? Oh, no, no, fiate, mamma mia, no, ti prego, cioè, se non mi lascia entrare li voglio neanche sentire. Piuttosto la chiamo merda. No, mo, dai, ti prego, non... Merda. No, no, mo, merda, dai, no. Merda. Non lo posso neanche sentire, guarda, ho fatto l'associazione... Dai, oh, basta, dai, certe cose su mia figlia non le posso sentire, mo. Vabbè, dai, allora evitate di ste cazzate. Ma stavo scherzando prima. Però comunque, nostra figlia, ci deve avere un nome che è tipo una parola magica. La parola che nei momenti brutti la fa volare su sto casino che è il mondo. Deve essere leggera, deve fluttuare, deve essere tipo una piuma. Ce la puoi fare, ce la puoi fare.
ce la puoi fare. Ma ti frega o no qualcosa di questa ragazza? No, ma stai scherzando? Ma certo che mi frega, io tutto questo lo sto a fare per lei e per te. Adesso vi faccio vedere il cuore. Senti. Lo sento, sì, ma che sta a fare là dentro? Me sta a correre. Ah, bello! Sempre a far cazzone, dalla mattina alla sera. Poi ti succede una cosa che non ti aspetti. E ciò. Hai capito che la vita è breve? Ma che cazzo stai dicendo? Che cazzo sto? Mentre brilla la città. E insomma, questo era un assaggio di quello che succede. Devo dire anche qui, da casa, chiaramente questo non l'hanno potuto vedere, però avete avuto reazioni diversissime. Tu proprio entusiasta, addirittura canti la colonna sonora, mentre abbiamo visto. Sì, sì. E tu più composto, cioè molto diverso dal personaggio del film, no?